importante anche far conoscere Ambrosoli, che è in una fase di ascolto, di approccio ai problemi, però io voglio dire solo due cose, tre. Molti dei problemi li ha già visti, sono problemi piccoli che sembrano lontani dalla regione, dai procedimenti legislativi, però sono dei problemi che sono in tutti i quartieri: la sicurezza, l'abbandono dei box, gli ascensori che non funzionano, i problemi dei condomini misti. Sono problemi che, detti così, difficilmente vanno sugli organi di stampa o interessano fuori da quei quartieri, però sono problemi drammatici e che hanno spesso conseguenze molto pesanti sulla vita delle persone. Noi abbiamo in regione in questi anni battagliato innanzitutto per invertire una tendenza che purtroppo siamo riusciti a invertire solo in parte. Formigoni ha fatto nella scorsa legislatura una legge di riforma dei canoni, legge 27, che partiva da un approccio assolutamente insensato ed era l'idea che bastasse aumentare il canone ai cittadini che abitano nelle case popolari, che sai che i cittadini che abitano nelle case popolari sono quelli che hanno redditi molto bassi, pensavano che bastasse alzare quei canoni per risolvere i problemi drammatici di manutenzioni straordinarie che vivono in questi quartieri. Hanno bisogno di manutenzioni molto importanti e tantomeno questo poteva risolvere il problema di rispondere a una domanda in evasa di case. Il risultato di questa legge è stata che sono aumentati gli affitti, sono soprattutto aumentate le spese e quindi sono aumentati i costi per le famiglie ed è diminuita la qualità dei quartieri, perché non potendo intervenire il degrado è proseguito. Siamo riusciti a in qualche modo a far riaprire la discussione, a cambiare la legge. È stata l'unica volta che con l'opposizione ha raccolto le firme, convocato un consiglio ed è riuscito a cambiare una legge, però non abbastanza, non siamo, e quindi questo è il primo punto che credo dovrai, quando sarai presidente della regione, cambiare la legge 27, la legge sui canoni, trovando le risorse per affrontare un altro. L'altro problema è l'ultima cosa che dico, sono le aree. Su qui si è fatta solo una riforma assolutamente minimalista, una riforma che in sostanza ha riformato i consigli d'amministrazione, mentre le aree hanno bisogno di ben altro, hanno bisogno intanto di ripensare cosa sono, perché le aree sono nate quando si pensava che il problema, quando c'erano i fondi GESC, quindi c'erano molti soldi da investire, si affidavano alle aree quei soldi, costruivano i quartieri popolari senza missociare quei problemi che conosciamo e che abbiamo visto e poi li gestiva. Oggi questo modello è un modello che non c'è più, non ci sono più fondi GESC e quindi anche dentro un'idea di housing sociale la funzione dell'area va ridefinita, oltre al fatto che va sicuramente sburocratizzata, c'è un carrozzone che non dà efficienza, ma soprattutto va, io penso, rimotivata nelle persone che ci lavorano, nelle persone che devono cambiare, che la dirigono, perché oggi c'è un problema di motivazione. Sono i problemi di chi vive nelle case popolari, sono problemi concreti, drammatici, e hanno bisogno di risposte immediate, perché se ti piove dentro, se rischi lo sfratto, se hai bisogno di risposte, non ti si apre più la porta, l'ascensore non funziona, non puoi prendere. Sono problemi che hanno bisogno di risposte immediate. Se ti trovi di fronte a qualcuno che ormai non ha più nessuna motivazione, che non sente la funzione sociale di quello che fa, non si riesce. E ormai dentro l'area si è creato questo clima. E quindi andrà riformata sapendo che questa è una delle cose che bisogna fare, rimotivare l'impegno lì dentro.
veramente poche, sarebbe un'ipocrisia fingere di essere un esperto delle problematiche che incontro su tutto il territorio dove parlo. Prima mi è stata rappresentata una serie di situazioni veramente pesanti, che vanno gli ascensori che non funzionano lasciando al quarto piano persone disabili o persone che devono andare a fare degli esami clinici che non possono fare, che vanno alla totale possibilità di usufruire di spazi che pure ci sono, all'insicurezza di determinate strutture e da lì in avanti all'insicurezza derivante da problemi di criminalità, che era la ragione per la quale noi abbiamo già avuto occasione di incontrarci qualche mese fa nel comitato antimafia del Comune di Milano. Ma credetemi, questo è purtroppo quello che incontro ovunque. Ovunque vado incontro dei problemi che sono i problemi di quel territorio, che per chi vive lì sono dei problemi drammatici, ma che sono dei problemi drammatici in senso pieno. E tutti vorrebbero comprensibilmente e giustamente che il loro dramma, il loro problema fosse il primo dei miei pensieri, e in un certo senso tutti lo sono. Prima un signore che adesso non vedo mi dice: nella prima parte del suo programma ci deve essere il problema del Seveso. Ma sa quanti Seveso ci sono in giro per tutta la regione Lombardia? Allora c'è il problema della sicurezza idrogeologica, perché dobbiamo uscire un pochettino dal contingente e renderci conto che quel contingente come problema esiste perché non c'è stata una visione di insieme, e perché si è sempre voluto tamponare una palla da una parte per accontentare qualcuno senza pensare che questo voleva dire creare delle voragini dall'altra parte. Tanto quelle voragini le avrebbe vissute qualcun altro. Allora il problema della casa io lo guardo in una dimensione un pochettino più ampia, ma semplicemente raccogliendo gli stimoli che sono venuti qui e che abbiamo visto prima, che è in generale il problema dell'abitare, che è una dimensione nella quale si inserisce, occupando una dimensione enorme, il diritto alla casa, ma che va oltre, signora, arriva esattamente al problema che diceva lei, è la relazione sociale sul territorio, e è il farsi carico di un qualche cosa che non è semplicemente, e è già tantissimo, dare un tetto in sicurezza, ma è pensare ai rapporti che ci sono fra persone che condividono un medesimo territorio, pensare che quei rapporti devono essere strutturati, devono essere resi possibili nella loro integrazione per arricchire tutte e due le parti, per dare, e è questa la sintesi del problema dell'abitare, non un tetto ma una dimensione di dignità. Di dignità anche a quel milanese che da sopra si era secchiate, perché devi imparare che esiste una possibilità di relazione che ti fa, che ti rende responsabile dell'altro, e che non esiste solo il tuo microcosmo, per quanto importante e premiante esso sia. Allora, quello che sto cercando di fare in giro per la Lombardia in una tempistica talmente infelice da riconoscere uno spazio blitz a ogni realtà con la quale entro in contatto, e io fino a qualche giorno fa dicevo poi c'è il dopo e approfitterò del dopo, in realtà quel dopo si è franato su un subito dopo, perché le elezioni regionali, sempre che sia io a vincere le primarie, saranno a brevissimo, si parla del 17 o del 24 di febbraio, è ancora uno spazio enorme della nostra regione da andare a incontrare, da andare ad ascoltare. Allora io non ho elementi di garanzia per dire che la mia candidatura è meglio di quella di altri. Lo dico sì in relazione alle primarie, lo dico sì no. Questo lo lascio dire agli altri. Ma io però vi posso dire qual è il mio metodo, perché è l'unica cosa sulla quale io ho la possibilità di fare affidamento. È un metodo che mi deriva, non lo so se dagli studi umanistici che ho fatto o soprattutto dall'educazione che mi è stata data in famiglia e dalla professione che ho svolto per una dozzina d'anni prima di lanciarmi in questa follia. E il metodo è quello, prima di dire i problemi si risolvono così, di studiarli, di ascoltare tutte le persone che sono coinvolte dalle decisioni che vengono prese, di dare spazio a tutte quelle voci, anche a quelle il cui ascolto mi servirà per determinare in una maniera diversa rispetto alle loro prospettive. Io per lavoro ho sempre fatto questo,
il penalista ha la straordinaria caratteristica rispetto a tanti altri lavori di entrare di volta in volta in un mondo diverso. Oggi ti occupi di appalti pubblici, domani di colpa medica, poi di diffamazione a mezzo stampa, e di dover cercare sempre la verità per poter applicare i parametri della responsabilità. Cercare la verità vuol dire informarsi in tutti i modi possibili, facendosi aiutare da persone competenti di volta in volta nelle problematiche degli appalti pubblici piuttosto che della medicina, perché il penalista non conosce le caratteristiche dell'intervento di sostituzione di valvola aortica, francamente, se no avrebbe fatto altro nella vita. Ma si scelgono i supporti migliori per poter meglio comprendere la verità, e solo una volta conosciuta la verità si possono fare le scelte giuste. Allora io quello che posso offrire è questo approccio. Tanti da più parti mi dicono il tema della legalità deve essere al primo punto, ma secondo me il tema della legalità deve essere sopra i punti e deve essere la politica presente in tutte le politiche, la chiave di lettura, anzi la linea guida di tutto. Ma sono convinto di parlare in un contesto dove questo pensiero è talmente condiviso che non vale neanche la pena ripeterlo, perché sennò sembra che mi debba autoconvincere io, e credetemi non è così. Vi ringrazio moltissimo e spero vivamente che ci sia modo e tempo, soprattutto il fatto di essere a Milano rende tutto un pochettino più facile, per poter ascoltare veramente tutti i vostri suggerimenti, tutti i vostri aiuti, come quello che mi è stato rappresentato con l'esempio dell'autogestione, che mi dà l'occasione per dire un'ultima cosa. La mia candidatura è una candidatura che si rivolge, anche per come è nata, a una dimensione ulteriore rispetto a quella dei partiti, ulteriore rispetto a quella della politica tra virgolette tradizionale. Perché? L'esempio dell'autogestione ci rappresenta che quando la politica non è in grado di dare risposte, non tutti si lamentano, non tutti rinunciano, alcuni prendono in mano la situazione. E nelle modalità e nell'energia e nello spirito con il quale prendono in mano la situazione si trovano le risposte delle quali oggi ha bisogno la politica. Allora andare avanti assieme, questi due mondi, queste due prospettive di responsabilità. Io sono di mezzo. A fungere da punto di incontro di una comune volontà di essere responsabili verso gli altri. Grazie.